But I missed Byrne kissing the ladies. That's a problem. Bernie's focus on the ladies. Just a line here. Okay, so which one of you gentlemen is going to cut the ribbon? Mother Green, let's go. You, the mayor, you, Father Green. Good job, Bill. There we are. It's a historical event for us to have you here today, 65 years after your attack. Saluto i nostri qui baldanzosi reduci, sei reduci, che fece l'ingresso quel giorno in città, proprio da questo lato, e saluto con grande gioia a nome mio e di tutta la città per averci liberato. A special greeting goes to our fine veterans who liberated us on this same street 65 years ago. Thank you. Una città che avete trovato tale quale, perché non è cambiata da quel giorno. I nostri centri storici sono così, vivono da millenni e soltanto qualche guerra ce li ha distrutti. The city is more or less the same as it was back then. The only difference is that minor changes have occurred in wars through the thousands of years. Più avanti, dove c'è stata poi l'uccisione del tenente Sim, quella parte della città era stata, qualche giorno prima, bombardata ed era stata completamente distrutta, quindi è stata ricostruita in quella parte, dicevo, dove poi è venuto l'uccisione del tenente Sim. Further up ahead you'll notice that where the tenente Sim was killed
the town having previously gone, but he'll be going there later on. La nostra federazione ci ha consentito di uscire da un periodo netto dall'invasione nazifascista che ha causato tante morti, tante vittime nel nome di valori che con grande gioia oggi sono da tutti agitati come nefasti, come valori che hanno prodotto soltanto morte ed uccisioni. Siamo contenti che voi siate qua, perché questo ci permette di avere una memoria storica. Tanti dei nostri ragazzi non conoscono questa storia, che è successa 65 anni fa, e oggi iniziamo a ripercorrerla e a farla entrare nella loro coscienza. It's a pleasure for us to have you here, you who beat the so-called values of Nazi fascism. And this heritage is now being passed on to our younger generations after 65 years. Questa mostra che vedete sarà visitata dai ragazzi delle nostre scuole. Appunto per far capire cosa è successo quel giorno, far capire com'era la città in quell'epoca e far capire quello che è successo in quel periodo brutto della nostra storia. This exhibition here today is proof of what happened, what was here, and what went on 65 years ago, so things will not happen again. Che sia da monito affinché questo non accada più, anche se siamo in un periodo di pace, per noi non è pace, abbiamo tanti focolai nel mondo e questo è un male, perché noi dobbiamo tendere alla pace. Allora, se i ragazzi dalla più piccola età capiscono questi valori, forse il mondo che andranno a costruire potrà essere migliore. The world today is full of places where there is fighting, while we are enjoying peace, and our best thing would be for our kids to enjoy peace in the future and to spread peace all over the world. Grazie, perché se questa città ha continuato a vivere, è anche grazie. Thank you because thank you from my heart, thank you from the people, thank you from the city, because if this city continued to live and is still here today, it's thanks to you. Passo la parola per controllo alla rappresentante dell'ambasciata canadese, il colonnello John Mitchell. Grazie. Ok, vi parlo in italiano anche in inglese, quindi potete darmi un po' di pazienza in italiano, ok? Ho imparato a Dortona che cosa si deve fare e di parlare poco subito. Quindi vi ringrazio a nome del governo del Canada e l'ambasciatore per questa splendida accoglienza. I thank all of you in the name of the government of Canada and also the ambassador for this splendid welcome. È veramente un piacere di essere qui a Frosinone tra di voi per celebrare questa importante occasione con i veri eroi della battaglia, i veterani canadesi. Okay? It's truly a pleasure to be here today with you in Frosinone to celebrate this important occasion with the true heroes of the battle, Canadian veterans. So, ancora, grazie mille, tante grazie. Again, thank you. Allora, a conclusione, non li facciamo parlare tutte e sei perché si stancano e tra l'altro per loro che hanno qualche problemino, tenerli troppo tempo in piedi non è il caso. Però una voce fra i sei, voglio che la sentiate, però devo dirvi prima chi era. Era nel 44 un giovane di 18 anni, non un uomo di 25, 26, di 30, un ragazzino di 18 anni che stava dentro un carro armato
e al bivio di Torrice ci fu uno scontro feroce tra i carri armati canadesi e i carri tedeschi, che era una cosa incredibile. Lui fermò uno dei tigri reali, oggi il nostro padre Green. Grazie per reception grandi. Io ero arrivato qui nel 1944, il 20 giorno di May, con le 5 divisioni carri armati canadesi, Lord Strathcona's Horse. And, grazie, grazie, grazie. Okay. Tell America you should be wearing one of these. Allora, dobbiamo dire al sindaco che dovrebbe una di queste, che è una, che è praticamente la bandiera canadese messa dentro il papavero, che per i canadesi è un modo per celebrare i caduti del mondo. Canadesi soldati. Grazie. Thank you.
Adesso arriveranno i veterani e passeranno qui. Assistito, il governo canadese lo fa assistere da ufficiali e sottufficiali in servizio oggi che hanno combattuto, sono pluridecorati di peacekeeping in Afghanistan, in Iraq. Ah, quindi sempre per è gente che ha già combattuto di brutto e li mandano con gente. Ritornano.
arrivo, non vedo questa bandiera. Beh, fate. Fate, che io mica sono. No, non lo volevo. Alla tua destra e la mia destra. No, voi tutti a destra. Voi tutti a destra. Ah, pensavo che avessi detto qualcosa, no? Sì. Qualcuno aveva parlato. Walk me, please. Sit down, Rudy, before you fall down. Maggio del 44. Mentre pronto? Allora, mentre un'unità degli Loyal Edmonton entrava a Frosinone, condotti dal tenente Everett Sim, che è rappresentato qui, tra l'altro c'è scritto reverendo perché aveva fatto studi teologici, alla curva, la cosiddetta curva Zallocco, alla testa dei suoi uomini, venne colpito probabilmente da un cecchino che stava da queste parti. Non è importante che sia un canadese, non è importante che sia un uomo, è importante che rappresenti tutti gli altri. Quest'uomo stava in Italia da 5 giorni e cadde liberando Frosinone. Per questo noi lo ricordiamo e simbolicamente ricordiamo tutti gli altri che diedero la vita per liberarci dalla tirannide. Abbiamo il piacere, in un certo senso un simbolo della continuità, nel senso che la pace è possibile, si può combattere civilmente per la pace
ed abbiamo il senso della continuità oggi proprio nella persona del signor Sim, che è qui a fianco ai veterani con la sua consorte. Noterete la somiglianza tra il militare del 44 e il signor Sim che viene oggi a salutarci. Quindi procediamo adesso con l'inno nazionale canadese. Thank you.
una foto a nessuno, se ti metti lì. Gentlemen, please be seated, if possible. And let me simply translate what I said before for our guests. We are celebrating one man today, but it is not one which we wish to celebrate. We wish to celebrate and to remember all those who fought and gave their lives in reestablishing peace in Europe and in the world. Thank you very much for being with us today. Thank you very much for being in the province of Frosinone. Thank you for coming back, gentlemen. You are the point we stem from. Without you, there is no future, and we carry forth your heritage. As Mr. Sim is with us today, where his grandfather sacrificed his life, hopefully our kids will keep going forward in peace. Thank you very much. Hello, the mayor has some gifts to give today in remembrance of this day, and I would vorrei chiedere agli assistenti del sindaco di predisporre, ecco, benissimo. Ecco, sindaco, le dispiace di questa parte? Così evitiamo ai nostri coraggiosi combattenti. Ok? Allora io li chiamerò. Mr. Rudy Deutsch. Rudy? Commemorative medal and the book which has just come out, The Canadians in Frosinone. Thank you very much. Una medaglia commemorativa e il testo che documenta l'entrata dei canadesi a Frosinone e in tutta la provincia di Frosinone. The mayor is saying this is the book which remembers what you guys did. Il signor Rudy Deutsch è stato il primo ad entrare a Frosinone. Tom Baker. Questi giorni i nostri ospiti stanno facendo una vera e propria tour de force. Domani saranno a Pontecorvo e quindi la cosa procederà ancora per qualche altro giorno. Dave Goldring, please. Ieri pomeriggio Dave mi spiegava come i suoi carri entrarono ad Arnara cercando di arrivare a Frosinone e affrontarono i potentissimi tigre reali tedeschi lungo le coste che da Arnara portano al famoso bivio chiamato Torrice Crossroads, dove avvenne uno scontro frontale incredibile. 11 canadesi morti, però riuscirono a passare i carri e continuare la loro marcia verso Frosinone. Bern Pelletier, please. Padre Green mi fa notare che i canadesi lo chiamano Pelletier, ma ovviamente è un nome di origine francese. Per omaggiare un franco canadese. Adesso un omaggio a un personaggio straordinario. Aveva 18 anni, sindaco. 18 anni e stava dentro un carro armato. Dopo gli scontri a Torrice, dove fermò un tigre tedesco,
Considerate che un tigre pesava 3 volte quanto uno Sherman usato dagli alleati. Quindi ieri abbiamo visto anche la fotografia di quel tigre fermato, quell'uomo che combatteva ferocemente in guerra, dopo la guerra è diventato quello che chiamano militari un padre. Padre Benigni, benvenuto, bentornato. Molto grazie, signor. No. Is this for me? For moi e mio? Oh, yes. Well, molto grazie. Grazie, mio signor. Io ho dimenticato il mio italiano perché 64 anni dopo io partire Italia di Livorno. Dimenticata, per scusa, mio italiano, io parlo il Toronto accent. Grazie. Approfitto di questo. Il nostro reverendo ha espresso la soddisfazione di essere qui a Frosinone. Noi dobbiamo dire bentornati perché loro qui ci sono stati il 31 di maggio del 44, stavano qui, sono arrivati qui, e qui Sim, il loro comandante, tenente Sim, qui ha perso la vita. Noi dobbiamo ringraziargli, questi veterani, perché grazie a loro Frosinone fu liberata, e tornammo con grandi difficoltà, che erano poi c'è stata la ricostruzione, quindi i sacrifici fatti da tutti i frosinati per costruire questa città. Grazie a loro siamo tornati a vivere, questa città si è potuta ancora chiamare città, quindi questo per noi è un giorno importantissimo. Dopo 65 anni noi riceviamo questi eroi, qualcuno prima li ha chiamati eroi nella saletta delle esposizioni di Sant'Antonio, ed è così, ne abbiamo ancora uno. Sono degli eroi, degli eroi. Prima di premiare l'ultimo eroe, io ci arrivo a dire veramente, diamo grazie a nome di tutta la città per questa liberazione che è venuta grazie a loro, grazie a tanti prima, loro sono stati quelli che poi sono entrati in città e simbolicamente appunto rappresentano i nostri liberatori. Grazie, e veramente il grazie è esteso da tutti i cittadini a loro. The mayor wishes to thank you for liberating the town, and it's really a pleasure to have you here with us today. Okay, so we have our last hero with the medal, Mr. Bill Ford. Il signor Ford stava con l'unità chiamata Lord Strathcona's Horse, sarebbero le forze corazzate, quindi i carri armati, e con qualcuno oggi discutevamo sui danni che certe operazioni creavano, soprattutto all'udito. È veramente un miracolo che questi uomini ancora riescano a sentire qualcosa con tutto quello che avveniva intorno a loro. Mr. Ford, the mayor. Grazie. Questo è il libro, lei se questa immagine qui se la ricorderà, è entrato a Frosinone, ed è il libro della vostra vita qui a Frosinone. Grazie. Veramente dobbiamo avere un po' di pazienza perché noi siamo qui tutti i giorni, loro passano velocemente e hanno bisogno di una firma che per loro è estremamente importante. E lo colgo l'occasione veramente per dirvi quanto siano felici questi signori di tornare, e notavo una straordinaria soddisfazione anche per quanto riguarda le persone che li accompagnano, gli accompagnatori, i figli, le mogli, i nipoti, sono qui in mezzo a noi oggi e non riescono a credere ai loro occhi quando vedono le vecchie, le nostre donne anziane che corrono incontro
che in qualche modo li abbracciano, in qualche modo li salutano, non parlano la stessa lingua eppure si capiscono perfettamente. Ognuno guarda l'altro e ognuno sa che cosa sta dicendo. Quindi sono anche occasioni incredibili, irripetibili, perché insomma 65 anni da un intervento non è uno scherzo. Ma è straordinario questo fatto che gente che ha delle difficoltà, 6 di loro sono rimasti a Cassino perché domani c'è un'altra giornata, un altro tour de force, quindi non se la sentivano veramente, con rammarico non sono potuti venire, però domani riprenderanno il giro. Quindi si affrontano queste cose con tutti i malanni e con tutte le difficoltà. Noterete anche con quanta cura i militari, i militari in servizio sono vicini, sono premurosi per ogni qualsiasi cosa, e ogni militare appartiene al corpo del veterano che cura, vanno dai sergenti maggiori fino ai colonnelli, quindi non sono cose di minore importanza. Allora sindaco, l'ultimo. Allora, abbiamo ancora un Colonel Mitchell. Le dispiacerebbe passare da questa parte per cortesia? In rappresentanza dell'ambasciata canadese, il colonnello John Mitchell. Gradito ospite. Che tra l'altro parla anche benino la nostra lingua. Mi spiegava oggi che ha fatto un corso di 7 mesi intensivo prima di venire in Italia e ancora continua a studiare la nostra lingua. È molto interessato ai fatti bellici, ma anche alla parte storico, culturale, artistica, e nel tempo libero con la sua consorte gira il centro Italia per recuperare più testimonianze culturali possibili. Insieme alle medaglie i nostri ospiti hanno avuto il testo dei canadesi a Frosinone, che è veramente un lavoro prezioso che ogni casa dovrebbe avere. Faccio le ultime fotografie in questo senso. I also need an autograph. Anche il colonnello vuole un autografo, quindi. I hope that Mr. Harper doesn't think you're expecting gifts. L'ultimo e graditissimo ospite, Mr. Sim, discendente e tenente. Sì, la facciamo vicino la foto. Magari Would you mind? Would you mind moving towards the picture, please? Thank you very much. Thank you.
scusa. Però potrà vedere anche la foto lì. Siamo. Guarda qua, poi guarda qua. Spiegami un po' che... Allora, per salutarci, c'è un ultimo ricordo di Rudy Deutsch, ma prima vorrei ringraziare alcune persone che hanno curato questo evento. Before leaving and before one last comment by Rudy Deutsch, I'd like to thank on behalf of the township of Frosinone all the people who assisted our veterans, all the people who did research in this case, and all the people who are coming and going from one place to the other, helping our guests in the air. Karen, I suppose you have something? C'è anche un pensiero da parte di Karen. Allora, un ricordo e un pensiero per il sindaco e per la città di Frosinone. I just want to thank you very much for hosting us today and honoring our men. One of the things I wanted to say was that in working with these men over the last couple of months and organizing this tour to return to these battlefields, one of the most frequently asked questions was, will we be going back to Frosinone? And I realized how important this was to them, and there's so many of our men that have such distinct memories here. This is so important to us. Thank you so much for honoring us. Allora, la signora voleva dire che nei scorsi mesi in cui ha lavorato con i veterani in organizzare questo tour, spesso emergeva la domanda, ma da parte dei veterani, ma torneremo a Frosinone? Rivedremo il posto dove siamo stati? Quindi serviva un po', diceva Karen, a farci capire l'importanza che questo luogo ha per questi ospiti. E quindi davvero grazie. Ci vuoi spiegare? That's for you, Karen. Adesso ci facciamo spiegare che cos'è questo ritratto. What does this represent? This painting is hanging in the military museums in Calgary, and it represents the sacrifice and the sacrifice that was made and the vulnerability of these men. È un quadro che sta nel museo di Calgary, nel centro del Canada, nel West, e rappresenta un veterano e nei suoi occhi c'è ancora il senso del sacrificio e della vulnerabilità. Quindi rappresenta proprio i signori che sono venuti qui oggi. Thank you very much, Karen. Thank you.
Bene, credo che con questo abbiamo terminato la nostra cerimonia. Grazie agli intervenuti, grazie alla popolazione di Frosinone, grazie al calore con cui noi ciociari riusciamo sempre a dare il meglio di noi stessi e riusciamo a far capire a chi viene qui che qui c'è un popolo serio, con tanti, tanti, tanti anni di storia e di cultura. Grazie. Thank you for being with us. Grazie a tutti voi, comandante, la prego, dia il riposo e rompete le linee, grazie ancora. Thank you.